Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Io sono Sinistra e bentornati alla nostra 30 Days Perfume Challenge. Oggi torno alle origini e finalmente faccio un video associazione. Non vedevo l'ora di farne uno. Stavo pensando a cosa faccio, cosa non faccio, ma qui, ma di là. Alla fine ho pensato di proporvi anche su YouTube delle tipologie di video che pubblico su TikTok. Perciò vi avevo già parlato tempo fa del fatto che avevo intenzione di associare i profumi agli anime barra ai personaggi degli anime. Io non so in quanti di voi guardino gli anime, comunque a prescindere dalla vostra età io vi consiglio di provare a guardare almeno un anime, magari di quelli più salienti, perché secondo me a volte gli anime giapponesi sono in grado di insegnarvi molto di più che i libri di scuola. Quindi partiamo oggi con il programma più visto degli Stati Uniti, perché tra l'altro non è soltanto il cartone più visto degli Stati Uniti, ma proprio il programma, ed è Attack on Titan. Sì, sicuramente tra gli anime, tipo, diciamo, nuovi, è uno dei più fighi, è bellissimo. Cioè, raga, vi giuro, questo lo guarda pure mia madre, quindi vi giuro che lo potete guardare tutti, cioè bellissimo, e i personaggi poi wow. E quindi oggi parliamo di Attack on Titan, dell'attacco dei giganti. Allora, in Attack on Titan ci troviamo in un'era post-apocalittica dove ci sono sti cristiani che devono stare dentro ste mura altre 200 milioni di metri. Al di fuori di ste mura ci stanno sti giganti, nessuno sa perché sono lì, non sa cosa fanno, l'unica cosa che si sa è che mangiano a gente. E quindi ci sono sti ragazzetti che niente, hanno un sacco di traumi, perché ovviamente vi sfido a vivere in un mondo del genere, poi ci lamentiamo delle mascherine. E quindi niente, sono questi che devono stare in queste quattro mura in croce e poi si arruolano nella squadra di ricerca, fanno un gran casino e via. Cominciamo con il protagonista, Eren Yeager, ok? Eren secondo me è l'emblema dell'essere umano, in quanto è speciale per modo di dire, nel senso che sia un potere speciale, diciamo, che più che un potere è una condanna, che non vi spoilerò perché non so se l'avete già visto, però chi ha visto l'anime sicuramente sa di cosa sto parlando. E quindi Eren ha questa cosa che, insomma, agli occhi di qualcuno potrebbe renderlo speciale, mentre in realtà è una vera e propria condanna, secondo la mia interpretazione personale. Sicuramente è il personaggio più importante, o comunque è il protagonista principale, anche lui pieno di traumi. Comunque, com'è questo Eren? Eren, per come la vedo io, è agguerrito, coraggioso, irresponsabile, secondo me, ribelle, ma non ribelle verso le regole giuste, ribelle verso il mondo che lo opprime. Cioè lui non sta bene di stare in questo mondo di quattro mura, le vendette. Vuole quello che vuole ogni essere umano che viene ferito. Io per Eren vi propongo un profumo da uomo. Finalmente sul mio canale vedete anche profumi da uomo, e sto parlando di Trussardi Away for Him. Questo è un profumo del quale adesso non vi starò a leggere tutte le note di ogni profumo. Questo è un profumo che ha delle note di mela verde, vaniglia, muschio bianco. È secondo me indossabile tranquillamente da tutti, però si sente che è un profumo pensato per un pubblico maschile. Ma lo vedo bene su Eren perché è un profumo energico, ma che ha una sensibilità di fondo, perché c'è questa vaniglia nel fondo. E poi è una freschezza grintosa, non sa di colonia, è proprio energico. Mi piace moltissimo questo profumo, lo vedo molto molto bene su Eren, proprio anche perché si parla di un personaggio molto giovane, quindi ho pensato che ci stesse bene un profumo che non costasse troppo, che fosse facilmente reperibile, ma che desse il meglio di sé. Ed è un profumo fantastico in questo periodo, proprio della stagione intendo, quindi primavera, estate. Secondo me è super ricco di personalità, nonostante sia un profumino che a vederlo così non gli dai 2 lire. Invece mi piace proprio tantissimo, me ne sono innamorata, sono sicura che lo indosserò io stessa. Quindi, caro Eren, questo è il profumo per te. Il prossimo personaggio super importante è Mikasa Ackerman. Allora, lei, anche lei ha appunto un passato super traumatico, molto rigida, abbastanza fredda, ultra coraggiosa, ma ancora in grado di provare amore o comunque sentimenti positivi per il genere umano. Ultra protettiva nei confronti di Eren, in ogni caso è
forse il personaggio femminile sicuramente, ma in generale uno dei personaggi più forti all'interno dell'anime proprio per quanto riguarda le tecniche di combattimento. Super contenta del fatto che abbiano inserito un personaggio femminile bravo a combattere e non una rincoglionita sottona, finalmente, grazie! Comunque lei strabrava nei combattimenti ed è in grado di destreggiarsi in più e più arti appunto del combattimento. Infatti ho scelto per lei un profumo che fosse multisfaccettato e diciamo adatto in vari luoghi, perché lei è in grado di destreggiarsi con le sue abilità in pianura oppure con le altitudini e in generale, insomma, in vari tipi di paesaggi, come spiegarvelo meglio di così, in varie ambientazioni, ecco. Questo profumo infatti richiama a diverse categorie del pianeta. Stiamo parlando di Alaïa Paris. Questo è un profumo fantastico che, se riuscite a trovare in giro, vi dico compratelo subito, scatola chiusa. È un profumo meraviglioso, ricco di sfaccettature. Questo apre con note di aria di montagna, di mirtillo. A me fa venire in mente un mirtillo ghiacciato, un mirtillo nella neve. Poi abbiamo delle note di fiori vari, rosa, gelsomino, insomma fiori vari. Poi abbiamo anche delle note ozonate, quindi note marine, fino ad arrivare a note cuoiate. Quindi questo profumo per me la incarnava totalmente, perché è un profumo non troppo femminile, nel senso è femminile ma bello strong, è un femminile importante, un femminile leggermente rigido, non è un profumo particolarmente attraente, è un profumo che ti fa subito capire che di fronte hai una persona coi contro. E quindi l'ho scelto per lei perché questa multisfaccettatura di note olfattive che vanno da note ariose a note marine a note di cuoio, secondo me richiamava per analogia la capacità di Mikasa di destreggiarsi in varie arti del combattimento. Armin Arlert, allora lui è un personaggio che all'inizio non gli dai una lira, pensi che sia il ragazzino bullizzato, sfigato di paese, invece se non ci fosse Armin sarebbero morti tutti la prima puntata. Lui è un personaggio non particolarmente forte a livello fisico, ma sicuramente il più intelligente, logico e perspicace di tutti. Molto giovane, ha un talento nella logica militare fuori dal comune, è un ragazzo biondo dagli occhi azzurri con un aspetto molto delicato e androgino anche, con questa capacità mentale, diciamo proprio di risoluzione dei problemi sopra la norma. Il suo sogno è quello di vedere il mare, ma non ho scelto per lui un profumo marino, ho scelto per lui Santal 33 di Le Labo. Questo profumo, che è a base di sandalo ed è un legno morbido, il sandalo è un profumo che secondo me gli sta bene perché intanto è molto genderless, quindi a livello estetico proprio glielo vedo bene, e poi soprattutto è un profumo riflessivo, è un profumo introspettivo, un profumo che ti fa pensare, perché questa nota di legno di sandalo stimola a mio parere proprio la mente in un certo senso più che il corpo. Non è un profumo energico come è invece il profumo che ho abbinato ad Eren, ma è bensì un profumo molto più sillogistico, molto più mentale, quasi esoterico, e quindi lo vedo bene su Armin perché ha questa capacità di pensare, non so come spiegarvelo. Tra l'altro, a seconda del clima con il quale annuso questo profumo sento note differenti, perché ad esempio oggi lo sento quasi leggermente mentolato e non ha nessuna nota di menta. Arriviamo all'ultimo personaggio, il capitano Levi, che noi chiameremo Levi, ok? Io lo chiamerò Levi. Allora, Levi è forte, audace, coraggioso, è un personaggio dal muso duro, imbronciato, assolutamente il più capace di tutti nel combattimento, ed è il capitano della squadra di ricerca. Tra l'altro io aggiungerei che è buono, sì, si deve dire quando si deve dire, è gnocco, quindi è, nel senso, ovviamente è il nostro personaggio preferito. Il capitano Levi ha due difetti: il primo è quello di avere una capacità empatica pari a quella di un ramarro, tipo che tu gli dici stammi
mio Rand, aiutami. E lui ti guarda tipo, e allora muori. Oppure tipo, non lo so, se hai qualche insicurezza, non è il caso di chiedere a lui di aiutarti, perché nel migliore dei casi ti dirà che sei un quattro occhi di me. E poi è un'altra cosa che dobbiamo dire del Capitano Levi, cioè che è ipocondriaco. Ok, questa cosa bisogna dirla, c'ha proprio paura dei germi, a lui gli piace il sapone, l'acqua, il sapone e il sapone. Quindi per lui abbiamo scelto un profumo saponosissimo, che più pulito di così non si poteva, ed è il meraviglioso Pure Grace di Philosophy. Questo ve l'ho fatto vedere recentemente e vi ho detto che questo profumo sa di sapone di Marsiglia e non ho nient'altro da aggiungere, sa di sapone di Marsiglia. Quindi caro Levi, se non ti sta bene questo, arrangiati e basta. Secondo me era il profumo migliore per lui, sì, se lo annuso, mi viene in mente proprio una bacinella d'acqua dove è stato sciolto del sapone di Marsiglia, quindi perfetto, dovrebbe andargli bene, spero che almeno così sia contento, ok? Grazie. E niente ragazzi, per oggi finiamo qui la carrellata di personaggi di Attack on Titan abbinati ai profumi. Spero che il video vi sia piaciuto, nel caso lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale e noi ci vediamo domani. Ciao!